troviamo a Siena, alle mie spalle la piazza del campo con la torre del Mangia sullo sfondo. Sono 22:30, stiamo realizzando uno scatto notturno. Dall'ingresso della piazza si vede tutta quanta la piazza con la torre sullo sfondo. È uno scatto interessante che però da un punto di vista compositivo non è così semplice da realizzare. Innanzitutto, per evitare linee cadenti devo avere la macchina il più possibile orizzontale, sia nell'asse in qualche maniera sinistra-destra che nell'asse avanti-dietro. Per questo motivo mi sono posizionato un pochino più indietro per avere la macchina a livello, però questo significa includere una porzione abbastanza ampia del primo piano che probabilmente non vorrò nella mia inquadratura finale. Il modo in cui vedo la mia composizione finale è una composizione panoramica che quindi in qualche maniera andrà ritagliata in formato panoramico dallo scatto che sto realizzando, che invece è un formato 3,5. Quindi già prevedo un ritaglio in post-produzione. Da un punto di vista tecnico, gli scatti notturni sono sempre abbastanza complicati perché c'è un contrasto molto elevato. Ci sono le luci dei lampioni che sono molto luminose rispetto alle ombre dei palazzi che invece sono molto scure. Quindi ho realizzato un bracketing con un diaframma F8 per avere tutte le esposizioni da cui poi andare a recuperare le alte luci, e poi ho realizzato anche uno scatto singolo, non un bracketing, con un diaframma F22 per avere l'effetto a stella nelle luci dei lampioni. In post-produzione sostanzialmente prevedo di dover effettuare le seguenti operazioni: andare a ritagliare l'immagine in formato panoramico, andare a recuperare parte delle alte luci dagli scatti sottoesposti, parte delle ombre dagli scatti sovraesposti, andare a introdurre l'effetto a stella, se vogliamo, nelle luci dei lampioni dallo scatto realizzato a F22 e infine possibilmente andare a rimuovere alcuni elementi di disturbo, che sono alcuni elementi di sporcizia, diciamo così, nel pavimento, ma anche persone che potrebbero passare nella mia inquadratura o che stanno stazionando sedute nella piazza. Per rendere più agevole possibile rimuovere le persone effettuerò una serie di scatti. In questo modo, se le persone si sposteranno da uno scatto all'altro, potrò sempre andare a prendere lo scatto senza le persone e fonderle insieme. Prevedo comunque un lavoro non indifferente con il timbro clone per andare a rimuovere le persone che sono rimaste per lungo tempo immobili e andare a ricostruire in qualche maniera la pavimentazione della piazza. Ci vediamo in post-produzione per lavorare questo scatto semplice, ma credo anche efficace. Bene ragazzi, eccoci nello studio di post-produzione per finalizzare l'immagine notturna della piazza del campo di Siena. Siamo all'interno di Lightroom, dove ho selezionato alcuni scatti. Vi faccio vedere un po' quello che abbiamo. Ecco qui, allora abbiamo diversi bracketing, come vi dicevo stavo scattando sequenze da bracketing da 5 scatti, poi abbiamo, come vi avevo detto, una foto scattata con un diaframma 22, vedete che ci sono queste belle luci a forma di stella. Allora ho selezionato quello che penso che ci possa servire come scatto base, uno scatto con un diaframma 8, esposizione centrata. Come vedete le alte luci sono un po' bruciate, quindi dovremmo in qualche maniera recuperarle. Poi c'è una forte distorsione prospettica, poi c'è un primo piano che avremo bisogno di ritagliare, come avevamo anticipato. Non ho selezionato un solo scatto, ne ho selezionati 3, praticamente uguali. Come vedete, come vi dicevo, stavo scattando un po' a raffica un bracketing dopo l'altro. Perché questo? Beh, come vi spiegavo sul campo, l'idea è cercare di rimuovere le persone utilizzando parti di queste diverse immagini. Per esempio, in questa foto ci sono queste due persone qui, nello scatto successivo non ci sono più, quindi potremmo andare a prendere questa parte da questa immagine. Qui ci sono queste e poi forse eventualmente spariscono, eccetera eccetera. Quindi possiamo cercare in qualche modo di andare a togliere, almeno non vogliamo rimuovere tutte le persone naturalmente dalla piazza, non avrebbe senso, ma insomma queste più vicine, queste che danno particolarmente fastidio. Quindi per questo motivo utilizzeremo questi 3 scatti. Poi ho selezionato lo scatto con F22 sottoesposto, con un'esposizione meno 1, perché ci dà un ottimo recupero delle alte luci. Il resto è abbastanza scuro, ma non lo andremo a prendere da questa immagine. Ok, adesso dobbiamo andare a mettere tutto insieme. Quindi
Fondere i tre scatti base, diciamo, che dovranno essere identici, e rimuovere per quanto possibile le persone. Recuperare le alte luci da questa immagine e poi andare a fare la post-produzione, diciamo, un po' standard, cioè correzione della prospettiva, colore, contrasto, mezzi toni, nitidezza, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi aspetti a cui siamo abbastanza abituati. Allora, seleziono queste tre perché tanto la post-produzione del RAW di queste tre immagini dovrà essere quasi identica. Dico quasi perché queste tre immagini non hanno proprio esattamente la stessa esposizione. Avrei probabilmente dovuto bloccare l'esposizione al momento dello scatto. Questo è stato un po' un errore da parte mia che dovrò ora correggere perché se andiamo a vedere i dati di scatto, queste sono 6 secondi F8. Mentre quest'altra sono 5,3 secondi F8 e la terza sono ancora 6 secondi F8. Questo vuol dire che questa, come vedete, è leggermente più scura. E questo non va bene perché poi quando vado a clonare, dovendo andare a selezionare con le maschere, avrei una parte più scura che vado a scoprire, quindi devono avere la stessa esposizione. Quindi, diciamo, quella in cui per mia dimenticanza, non avendo bloccato l'esposizione, quella che ha un'esposizione leggermente più veloce, dovrò andare a schiarirla poco poco, ma per il resto la post-produzione sarà sostanzialmente uguale. Quindi le seleziono tutte e tre e attivo la sincronizzazione automatica, che vuol dire che quello che faccio su un'immagine, Lightroom lo andrà a fare, a copiare e incollare su tutte quante le immagini. Allora, come profilo di colore, l'Adobe Landscape, diciamo che potrebbe andare bene, l'Adobe Vivid anche, ma insomma forse schiarisce anche troppo le alte luci che già dobbiamo andare a recuperare e poi aumenta un po' troppo il contrasto. Andrei sull'Adobe Landscape, poi c'è da regolare il bilanciamento del bianco che è decisamente molto molto caldo. Facciamo una cosa tipo 2000 e proviamo intorno al 2900, forse è troppo, 2950 e anche un po' troppo magenta, quindi diciamo proviamo ad aumentare, a ridurre un pochino il magenta, quindi ad aumentare leggermente il verde. Anche se andremo allora, intanto c'è molto blu comunque, però non è più un problema di bilanciamento del bianco, perché il resto, diciamo, non è blu, c'è proprio blu dovuto ai riflessi qua in primo piano. Qua in questa scena non dovrebbe praticamente esserci blu, vedete tutto questo blu. Allora, questo lo andiamo tranquillamente a rimuovere, cioè lo tolgo proprio al 100%, mi tolgo la saturazione del blu, meno 100, non voglio blu in questa immagine. Poi un'altra cosa che vorrei fare è andare a recuperare un po' le alte luci. In realtà, diciamo, queste alte luci noi le andremo a recuperare dall'altra immagine. Non voglio esagerare, altrimenti perdo la luce sulla facciata, ma insomma, un leggero recupero tipo meno 20 delle alte luci. Andiamo a dare un po' di contrasto locale rimuovendo la foschia. Vediamo un po'. Sì, ok. E adesso andiamo un attimo a vedere, flippando tra questa, anzi, facciamo in quest'altra maniera. Prendiamo la prima e la impostiamo come foto di riferimento. Poi prendiamo quella che ha un'esposizione un pochino più bassa e la andiamo ad aprire nel modulo sviluppo tenendo l'altra come foto di riferimento. Allora, quello che voglio fare è andare a regolare l'esposizione di questa foto in maniera che matchi il più possibile questa. Ed è un piccolissimo aggiustamento perché siamo 5,3 secondi contro 6. Quindi probabilmente già un aggiustamento di 0,1 è sufficiente per darci la stessa esposizione. Andiamo a vedere nel modulo libreria che succede se passiamo rapidamente da una foto all'altra. Mi sembra che vada bene. Mi sembra, al di là delle ombre, come esposizione mi sembra la stessa. Ok, adesso selezioniamo queste tre e io direi che le possiamo andare ad aprire come livelli in Photoshop. Mentre facciamo questa operazione, facciamo anche un'altra cosa tra un istante. Allora, intanto ordiniamo un po' i nostri livelli. 2797 è il mio livello base.
Questi altri due sono quelli da cui voglio rimuovere le persone, quindi li metto direttamente dentro ad un gruppo Remove People. Ok? Poi ci penseremo tra un istante. C'è un'altra cosa che voglio fare, tornare qua, prendere il mio livello base, creare una copia virtuale, resettarla ed aprire anche questa in Photoshop. Per ricordarci un po' il punto di partenza, quindi questa la copio, la chiudo e la incollo qua sotto, e questo è il nostro RAW originale. Ok? Prima degli aggiustamenti in Lightroom. Questo file intanto andiamo a salvare. Mettiamo un attimo qui. Ok. Va bene, lasciamolo un attimo qui in sospeso e torniamo in Lightroom a occuparci, questa copia virtuale non ci serve più, a occuparci della foto con F22. Allora, questa la possiamo aprire nel modulo sviluppo in visualizzazione normale. Qui non abbiamo molto da fare, soltanto da qui andremo a prendere solamente le alte luci, quindi eccola qua, scusate, me l'ha spostata su un'altra foto. Allora, profilo di colore, e andrei a scegliere lo stesso che abbiamo scelto nelle altre foto, naturalmente. Cerchiamo di fare una cosa il più possibile simile. Aumenterei un pochino l'esposizione, perché comunque, diciamo, nelle zone poi vicina, le due foto devono un po' matchare, diciamo così, e andrei a recuperare le alte luci. Va bene, molto. Diamogli anche un pochino di rimozione foschia e togliamo il blu anche a questa immagine. Già che ci siamo, gli possiamo dare anche lo stesso bilanciamento del bianco, grosso modo, che abbiamo dato all'altra. Ok, qua ci sono dei problemi, naturalmente un po' di flare, ma tanto, diciamo, ripeto, noi non andremo a prendere quella parte, andremo a prendere solamente la parte delle alte luci. Bene, guardate la differenza tra questa e questa. Queste sono belle stelle dovute al diaframma F22. Ok, andiamo ad aprire anche questa temporaneamente in Photoshop. La copio, la incollo qua sopra e la mettiamo dentro un livello che chiamiamo recupero highlights, alte luci, highlights. Ok, spegniamolo e adesso andiamo a fare questa rimozione delle persone. Qui vediamo un po', allora, chi c'è qua che nella successiva non c'è e ci dà fastidio e potremmo eliminare? Sicuramente questi due. Sicuramente queste due persone. Allora, andiamo a creare una maschera qua nera, copriamo tutto, poi andiamo a vedere, scoprendola, che cosa posso utilizzare. Vedete, in questa qui c'era una persona che non c'è più, qua. Quindi prendiamo un pennello nero e un pennello bianco, con un'opacità bassa, flusso diciamo del 50 o del 60%, e andiamo per esempio a scoprire qui. E anche qui abbiamo detto che queste due persone sedute sono rimaste, non fa niente, però diciamo, ecco, almeno ci liberiamo di questi due ragazzi che erano proprio qui in mezzo alla scena. Poi vediamo che altro. Anche qua direi che possiamo ripulire un pochino, perché queste due persone si sono spostate, la scena è un po' più pulita.
Vediamo se c'è qualcos'altro. Questi tre probabilmente ci converrà prenderli da qua, perché dalla quella successiva, perché se li prendo da qua, vedete, si vanno un po' a intersecare con queste persone che invece sono comparse, quindi lasciamo stare. Qui sono comparse delle persone anziché sparire, quindi diciamo certo non le voglio far arrivare. Qua non so che cosa c'era che passava, ma nella foto successiva non c'è più, quindi andiamo a prenderlo dalla foto successiva. Ok, quindi prima, dopo. Vediamo dal livello successivo che cosa c'è di utile che possiamo prendere. Allora, che possiamo eliminare. Dunque, sicuramente direi queste persone qua, perché vedete che qua non ci sono più. Quindi ancora un pennello bianco. Andiamo ad eliminare loro e naturalmente anche l'ombra. Vediamo qua se qualcuno si è spostato. Qui c'è un po' di movimento, ma insomma questo è normale con un'esposizione lunga di questo tipo. Ma io credo. Vedete, qua ci sono delle persone mosse, credo che più o meno basta così, non c'è altro da togliere, però insomma diciamo un po' di persone nella piazza vanno anche bene. Ecco, magari togliere quelle che sono più fastidiose, diciamo, per la loro posizione è una buona idea. Ok, allora questo va bene così. Andiamo a fare un po' questo recupero delle alte luci di cui parlavamo. Allora, questo anche qua creiamo una maschera e poi con un pennello morbido facciamo un 30% di flusso. Andiamo a scoprire le altre. Aumentiamo un po' il flusso, facciamo 60%. Andiamo a scoprire le altre luci dal livello sottostante. Sicuramente questa, ecco, sicuramente questa. E poi rimpiccioliamo il pennello un po' delle luci più chiare, questa, questa, queste, questa, questa. Dove è molto molto chiaro andiamo a scoprire il livello di recupero, diciamo così, che oltre a darci delle stelle, delle luci a stella in corrispondenza dei lampioni, questo sparirà quando andremo a fare la correzione geometrica, insomma. Dicevo, oltre a darci le luci a stella dove ci sono i lampioni, ci dà anche un livello più basso in generale delle alte luci. Vedete, possiamo andare a ridurre un pochino le alte luci più forti. Va bene, a posto così. A questo punto andiamo a ritagliare la nostra immagine, a correggere la prospettiva e poi a clonare e poi insomma a fare un po' la post-produzione, diciamo così, usuale. Allora, a questo punto direi se siamo soddisfatti della fusione, questo è il momento in cui decidere se la fusione va bene così, perché nel momento in cui poi andiamo a fare la correzione della prospettiva perdiamo la possibilità di aggiungere qualcosa di diffondere, quindi diciamo dobbiamo essere certi che la nostra fusione delle immagini vada bene, perché poi non si torna più indietro. Direi che ci siamo. Allora, intanto andiamo a ritagliare un pochino in formato panoramico, come avevamo detto. C'è troppo primo piano. E se siamo soddisfatti della fusione, stampiamo un nuovo livello e lo chiamiamo perspective. Prospettiva, perché qui è dove dobbiamo andare a correggere la prospettiva. Allora facciamo in questo modo. Apriamo i righelli qua e mettiamoci qualche riga, qualche guida. Una qua, queste ci serviranno a capire un po', diciamo, la nostra immagine. Mettiamone una alla fine della torre, poi orizzontale, una orizzontale alla base, diciamo così, della torre. Vedrete tra un istante a che ci servono queste linee guida.
E adesso andiamo ad attivare la correzione della prospettiva, trasformazione libera, Command T. A questo punto, se premo Command Shift, vado a fare una trasformazione distorsione prospettica. Se faccio Command Alt Shift, la trasformazione viene fatta, come vedete, in modo simmetrico. Quindi andiamo a stirare la nostra immagine fino a che le linee non sono dritte e verifichiamo se è così sia a sinistra che a destra, altrimenti possiamo anche farlo in maniera non uniforme, possiamo farlo a sinistra maggiormente che rispetto a destra. Allora, qua mi pare che ci siamo. Ok, ora vedete che cosa è successo. Avendo fatto questa trasformazione, l'immagine si è schiacciata, questo è normale, e quindi dobbiamo andare a stirarla un pochino verso l'alto e volendo questa andrebbe stirata così, rischiamo di perdere un pochino questo, ma adesso questo ci pensiamo tra un istante, l'allargherò un pochino. Dunque, originariamente l'immagine andava da qua a qua, quindi dovrei fare un'operazione di questo tipo, che però non voglio fare, invece faccio una cosa di questo tipo, la stiro leggermente verso l'alto per recuperare un po' di altezza della torre, che è la parte più imponente comunque. Andiamo ancora a controllare di non aver esagerato con la correzione delle linee cadenti, questo bordo deve essere dritto, qua anche. Facile a volte esagerare. Ok, nascondiamo le guide e nascondiamo il righello. Ok, e vediamo un po' il risultato. Direi che può andare bene. A questo punto, quello che farei è tornare nel crop, aumentare poco poco verso l'alto, perché a questo punto ero proprio un pochino al bordo qui, e ritagliare invece un pochino l'immagine a sinistra. Ok. Allora, una cosa che potremmo fare, tanto salviamo questa immagine. Una cosa che potremmo fare, ma è opzionale naturalmente, è naturalmente qui non abbiamo fotografato le stelle in questa sessione fotografica. Sarebbe stato molto difficile farlo perché con l'inquinamento luminoso che c'è enorme, no? Sulla piazza del campo, non saremmo probabilmente riusciti proprio a vedere quasi nessuna stella, forse ce n'è una qua. Quello che potremmo fare volendo è aggiungerle in post-produzione. Ripeto, è uno step interamente opzionale, vi faccio vedere il procedimento. Certo, non avendole scattate in questa situazione, devo andare ad aggiungerle da un altro file con delle stelle che ho scattato in una situazione completamente diversa. Io ve lo faccio vedere, poi decidete voi se applicare questa tecnica oppure no. Mi vado a prendere, dovrei avere qui un file, questo probabilmente, eccolo qua. Con un cielo stellato fotografato altrove, fatemelo copiare e incollare qua sopra e lo metto in un gruppo stelle. Ok, allora trasformiamoci questo andandolo a ingrandire. Spegniamolo e facciamoci molto rapidamente una maschera del cielo. Devo posizionarmi, ecco, sul livello sottostante. Anche diciamo abbastanza approssimativa, così va bene per ora. La vado a mettere nel gruppo stelle, quindi ho una maschera del cielo. Adesso andiamo ad attivare il livello e vedete che cominciano a comparire le stelle. Ora, prima di andare a sistemare la maschera, che sicuramente è una cosa che dobbiamo fare, andiamo a fare una cosa subito, applicare. Oh, dobbiamo decidere se mettere il cielo così com'è o metterlo in modalità schiarisci, che
in cui teniamo il cielo sotto e facciamo comparire solamente le stelle. In questo caso non c'è una grande differenza. Direi che non c'è praticamente quasi nessuna differenza, se non nelle zone, diciamo così, di fusione, dove la modalità schiarisci aiuta perché non andiamo a sovrapporre il cielo nelle zone dove ci sono le stelle. Quindi teniamolo pure in modalità schiarisci. Questo lo chiamiamo livello stelle, star layer. Dobbiamo forse andare leggermente, ma neanche tanto, a correggere la maschera. Dobbiamo stare attenti che non si siano creati dei bordi perché la maschera è un po' netta. Direi di no. Quello che vorrei fare è andare a applicare una curva, questa curva collegata con il livello di sotto, in modo che agisca soltanto sul livello di sotto, e quello che voglio fare è semplicemente andare un po' a contrastare questa maschera, avere il cielo un po' più nero. Prima, dopo. Bene, vedete, molto molto semplice. Dopodiché, naturalmente, abbiamo sempre la flessibilità, utilizzando l'opacità, di decidere quante stelle vogliamo che appaiano, 50%, il 60%, il 70%, il 100%, eccetera. Bene, allora, andiamo a occuparci del primo piano. Ritorno un attimo a questo punto qui, dopo la nostra correzione prospettica, creo un nuovo livello, il cielo lo posso anche spegnere un attimo, stampo tutto e vado ad aprire il nostro filtro high pass, che sarebbe l'accento a passaggio che ci dà in modalità luce soffusa un aumento della nitidezza. Vedete, prima, dopo. Ok, questo è un filtro che usiamo. Mi avete visto usarlo spessissimo, High Pass 3.0. Riaccendiamo pure le stelle. Allora, è vero che io qui vado a sovrapporre il cielo, ma lo vado a sovrapporre in modalità schiarisci, quindi in teoria questo High Pass va a lavorare anche sul cielo, va a aumentare la nitidezza anche sul cielo, che non vogliamo. Allora facciamo così, tenendo premuto Alt, trascino la maschera del cielo e la inverto. Così ora ho soltanto una maschera del primo piano. Ecco, sono sicuro che l'high pass va a lavorare soltanto sul primo piano, d'accordo? E non sul cielo. Ok, ma più o meno ci siamo. Si tratta ora di finalizzare un po' l'immagine dal punto di vista del contrasto e del colore. Andiamo a fare una curva di contrasto sui mezzi toni, quindi facciamo in questa maniera, come anche questo l'abbiamo fatto molte volte, command e clic sul canale RGB e creiamo una nuova maschera, che è una maschera sulle luci. Questa nuova maschera la duplichiamo, la invertiamo, abbiamo una maschera sulle ombre. A questo punto, command A, selezioniamo tutto, command alt clic, sottraiamo le luci, command alt clic, sottraiamo le ombre e creiamo una nuova curva fuori da questo livello. Deve agire su tutto. Questa curva ha appunto una maschera di controllo sui mezzi toni. Va bene, e qua possiamo andare ad aumentare il contrasto, tranquilli che la maschera ci impedisce di andare a, diciamo, a rovinare le alte luci o le ombre, schiarire le alte luci o scurire le ombre. Ok, questi qui sono i mezzi toni. Un'altra cosa, queste due maschere non mi servono più, le butto per non occupare inutilmente spazio. Un'altra cosa che vorrei fare è dare un pochino di glow, di alone, di luminescenza, diciamo, soprattutto alle luci. E questo possiamo farlo stampando un nuovo livello e facendo un filtro di sfocatura gaussiana 10 pixel. Va bene, questo qui lo chiamiamo blur. E lo impostiamo intorno al 50%, ora lo abbasseremo, ma prima di abbassarlo lo spegniamo è perché dobbiamo fare una maschera sulle luci. Eccola qua, command click sul canale delle luci, creo una maschera
che è questa. Adesso questa maschera deve andare a contrastarla perché voglio che questo alone, ecco, vedete, agisca solo sulle luci. Voglio sfocare, in pratica ammorbidire un pochino le alte luci. Eccola qua. Ok, adesso che l'ho fatto, posso andare a regolare l'intensità. Prima, dopo. Vedete questo ammorbidimento che c'è sulle luci, no? Su tutte le alte luci dell'immagine. Lo posso impostare al 30%, insomma, non vogliamo una cosa eccessiva, soltanto un po' di atmosfera in più. Una piccola correzione di colore la faccio direttamente con le curve sui vari canali, perché quello che voglio fare è andare a diminuire un pochino il rosso e aumentare un pochino il magenta, quindi diminuire un pochino il verde. Allora, per quanto riguarda il rosso, andiamo a diminuirlo leggermente. Quindi aumentiamo il ciano se volete. Andiamo un attimo a fare la regolazione anche sul verde e poi vediamo se ci va bene così. Il verde lo voglio anche diminuire un pochino, quindi vorrei, quindi diciamo, voglio aumentare se vogliamo un po' il magenta, quindi vado ad abbassare un pochino la curva del verde, non troppo. Eccola qua. Vediamo se ci piace questa modi prima, dopo. Sì. Vedete, sto cercando di rendere l'immagine un po' più neutra. Era molto rossa, rosso-verde, diciamo così. È un pochino più equilibrata, direi. Adesso. Questo lo possiamo chiamare color correction. Altra cosa che vorrei fare è una piccola vignettatura per concentrare un po' lo sguardo verso il centro, dove c'è la torre, dove c'è questa luce importante. Quindi la vignettatura la possiamo fare tranquillamente prendendoci una selezione ellittica. Così. E con questa selezione andando ad aprire per esempio un livello di regolazione livelli, inverto la maschera e voglio andare semplicemente a scurire. Bene, naturalmente non voglio questo bordo, quindi faccio clic sulla maschera e vado a sfumare la maschera. Molto. Questo deve completamente sparire, questa transizione deve essere completamente invisibile. Prima, dopo, iniettatura. Ok, andiamo in qualche modo a portare lo sguardo dell'osservatore in questo modo un po' più verso il centro della piazza dove vogliamo che si vada a concentrare sulla torre, su questa zona centrale. Più o meno ci siamo, mi dà fastidio questo magenta di queste tende e questo posso andare a rimuoverlo facilmente con un livello tonalità saturazione. Vado a scegliermi magenta, poi anzi col contagocce me li vado proprio a campionare e li posso per esempio schiarire. Ecco, così con ciò diciamo in pratica li vado anche in parte a desaturare, posso anche desaturarli un po' esplicitamente. Questo lo chiamiamo riduci magenta. Prima, dopo. Ecco. Direi che l'immagine è al 99% finita. Ci mancano due cose. Ci manca da rimuovere un po' di elementi di disturbo. Avrei dovuto farlo prima, ma fa nulla, lo faccio ora. E regolare forse ancora un pochino il contrasto sulle ombre. Facciamo prima il contrasto sulle ombre. Quindi command e clic sul canale RGB, carico una selezione delle luci. Command Shift I la inverto, quindi ho le ombre e poi creo una nuova curva. Adesso queste sono le mie ombre, andiamo a contrastare un po' questa maschera perché voglio agire soltanto davvero sulle parti più in ombra e quello che voglio è un po' più di contrasto. Ok, senza esagerare, eh. Vediamo, un po' troppo,
livello di contrasto va bene, ma probabilmente è un po' eccessivo. Andiamo semplicemente a ridurre l'opacità al 50%. Questo lo chiamiamo contrast ombre, contrast shadows. Ok, andiamo a rimuovere un po' di elementi di disturbo. Normalmente questa cosa la faccio subito. Ho dimenticato, la faccio ora. Ci prendiamo il nostro team blocone, naturalmente, e andiamo. Flusso del 60%, andiamo a rimuovere almeno le cose più fastidiose. E insomma, questa è una cosa che andrebbe fatta con un po' di pazienza, naturalmente, e che richiede sempre un po' di tempo e un po' di attenzione. Ora io lo faccio un po' rapidamente per non tenervi. La modalità di fusione era scurissima, invece dovrebbe essere normale, ma in questo caso non cambia nulla perché sto lavorando su un livello vuoto, ma insomma, era rimasta così da qualche altra elaborazione. Allora, qua c'è un po' da andare a ripulire sicuramente. Molto semplice perché è tutto molto molto uniforme, quindi diciamo soltanto un po' noioso, insomma ci vuole un pochino di tempo. Ora non lo farò proprio completamente, altrimenti sarebbe lungo. Questa parte era particolarmente bisognosa di cure. Un po' noioso, mi rendo conto, ma almeno vorrei fare il grosso, insomma, per farvi vedere un'immagine finale abbastanza ragionevole. Ora io qua, diciamo, se fosse una foto che va pubblicata, ci perderei insomma il tempo che ci vuole, ecco, per fare questa operazione con la dovuta calma. Invece ora sto cercando un pochino di affrettarla. Mi dà ancora 2 minuti di pazienza. Ricordatevi sempre di seguire le linee quando clonate, quando andate a campionare, vedete, identificare la linea e poi seguirla. Purtroppo la gran parte della post-produzione nel paesaggio urbano consiste nel rimuovere elementi di disturbo, mozziconi di sigaretta e quant'altro. Diciamo, vediamo se abbiamo tolto almeno il grosso.
Vediamo un po'. Direi che almeno il grosso l'abbiamo tolto, se è rimasto qualcosa, sicuramente è rimasto qualcosa. Diciamo, avete capito l'idea almeno. Difficile fermarsi, andrei avanti all'infinito, ma vabbè, diciamo, mi costringo a fermarmi. Ok, basta. Salviamo tutto e vediamo un po' da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Allora, questa è la nostra immagine originale. Questa è l'immagine regolata in Lightroom. Qui è dopo aver rimosso le persone utilizzando gli altri livelli, poi abbiamo recuperato le alte luci, poi abbiamo corretto la prospettiva, poi abbiamo aggiunto nitidezza al primo piano, poi abbiamo aggiunto le stelle, ripeto, step opzionale, se vi piace questo tipo di elaborazione. Lo fate, altrimenti no, naturalmente un po' di contrasto nei mezzi toni, un po' di sfocatura di alone in corrispondenza delle luci, correzione del colore per rendere tutto un pochino più neutro, una vignettatura per concentrare lo sguardo, abbiamo ridotto un po' i magenta di queste tende, aggiunto un po' di contrasto nelle ombre, rimosso un po' di elementi di disturbo. Questa è l'immagine di partenza e questa è l'immagine di arrivo. Ancora una volta, prima e dopo. Va bene ragazzi, allora con questo si chiude la nostra post-produzione di questa foto notturna della piazza del campo. Spero che vi sia stata di vostro gradimento e abbiate appreso qualche tecnica utile. Un abbraccio e ci vediamo alla prossima occasione.